Nuovo buongiorno a tutti. Tante grazie per l'invito al Padre Angelo di condividere con voi alcune idee sul servizio dell'autorità e l'obbedienza. È un tema molto importante, ma penso che dopo l'inizio del Papa Francesco questo servizio si deve vedere anche di una maniera un po' differente. Il podere a pecora, l'essere avanti, indietro, al lato delle persone, e non avere paura della bontà né della tenerezza. Credo che ci ha dato qualche indicazione molto pratica e molto evangelica per la nostra missione, per il nostro ministero dell'autorità e obbedienza. È un vero ministero. Voi dalla regola di vita, il numero 7, quando avete pensato in alcune attuali realtà e sensibilità ecclesiali, segnalate quelli che sono per voi quelle più importanti, come la coscienza della vita consacrata, di essere parte della Chiesa e al suo servizio, l'importanza di testimoniare un'identità carismatica, un linguaggio profetico e la solidarietà con gli ultimi, la partecipazione e condivisione del carisma con il laicato, e l'ultima, il servizio dell'autorità come ascolto e diacono. Per conseguente, per voi è un punto quelli dei più attuali e più importanti oggi, e credo che per la vita consacrata tutta è così. Fratelli, tra i nostri fratelli, noi che esercitiamo il ministero del governo, e un ministero nella vita consacrata, dobbiamo essere coscienti che la nostra missione non è una mera funzione di comando, ma un vero ministero che Dio ci affida per il servizio di comunioni dei nostri fratelli nel cuore di Cristo. E per voi questo ha una risonanza maggiore. Sacro cuore di Gesù è anche il vostro nome. La comunione dei nostri fratelli nel cuore di Cristo, della loro crescita personale e a favore della missione apostolica che compiamo per rispondere alle necessità del mondo e costruire il regno di Dio. Credo che questi tre aspetti sono quelli più importanti nel nostro ministero, nel nostro servizio dell'autorità. Il bene di ognuno, la crescita personale, la missione apostolica e la comunione. Comunione e missione devono essere due coordinate sempre presenti nel nostro ministero di animazione e di governo, ai diversi livelli in cui lo esercitiamo. In questa relazione un primo punto sarà la comunione e il governo, l'autorità e la comunione, un secondo la missione e l'autorità, e un terzo un po' la mia propria esperienza personale. Tre punti. In certo qual modo il ministero del governo è una vocazione all'interno della nostra stessa vocazione alla vita religiosa. Alla luce del Vangelo possiamo vedere quali sono gli elementi costitutivi della nostra vocazione, quelli che devono illuminare e guidare il nostro ministero di governo. In Marco vi è un passo che, a mio parere, li riassume assai bene. Li chiamò perché stessero con lui e per inviarli a predicare.
comunione e missione. Li chiamò perché stessero con lui e per inviarli a predicare. Questo testo di Marco ci indica le due dimensioni fondamentali di ogni comunità cristiana e di conseguenza delle nostre comunità di consacrati: quella di stare con Gesù e di essere sacramenti dell'amore gratuito e incondizionato del Padre per vincoli del mutuo amore e della comunione, e quella di essere agenti del Regno di Dio per un'opera missionaria che permetta di mettere alla portata di tutti i mezzi della salvezza, specialmente dei più poveri e lontani da essa, e parte anche del vostro carisma. Nella storia della vita religiosa sono apparsi diversi modelli di autorità e obbedienza, alcuni più incentrati sulla figura del padre, come quella dell'abate negli ordini monastici, altri con caratteristiche militari, come la compagnia di Gesù, ispirata nei militari. Il nostro, e penso anche che il vostro, è un modello basato sulla fraternità, che dà preferenza alle relazioni fraterne basate sull'eguaglianza, sul rispetto e sul dialogo. Questo si riflette nel binomio autorità-obbedienza e non lo dobbiamo collocare in una dimensione verticale, con l'autorità in alto e l'obbedienza in basso, ma in una dimensione orizzontale dove autorità ed obbedienza poste allo stesso livello cercano entrambe di scoprire e compiere la volontà di Dio, obiettivo finale e assoluto delle nostre vite. Quello che deve essere sopra è la volontà di Dio. L'autorità e l'obbedienza in una linea orizzontale cercano ambedue fare, trovare, discernere la volontà di Dio. Gesù propone uno stile nuovo di potere, una sua metanoia. Esso deve passare da potere dominazione a potere servizio. Secondo il Vangelo, il potere deve essere trasformato, rivoluzionato internamente. E senza dubbio, questa, una delle più grandi rivoluzioni evangeliche che ancora non siamo riusciti a incarnare pienamente, ma che seguita ad essere un richiamo permanente nell'esercizio dell'autorità. Il Vangelo è chiaro a questo riguardo. Possiamo ricordare un testo che è in Luca, in Marco e in Matteo, per vedere l'importanza che per loro aveva questa idea fondamentale del Vangelo. E tra loro sorse anche una discussione su chi di essi doveva essere il più grande. Egli disse loro: i re governano sui loro popoli e quelli che hanno il potere su di esse si fanno chiamare benefattori. Voi però non agite così, ma chi tra voi è il più grande diventi come il più piccolo, e chi governa diventi come quello che serve. Chi è infatti più grande, chi siede a tavola o chi sta a servire? Non è forse chi siede a tavola? Eppure io sono in mezzo a voi come uno che serve. Come ha ben detto Clodovis Boff, Gesù, per indicare il significato che conferisce al potere, si serve di un vocabolario che indica paradossale inferiorità: il bambino, il servo e lo schiavo. E quando Gesù parla del bambino, il servo e lo schiavo, non è per l'obbedienza, è per l'autorità.
per quelli che hanno l'autorità. Il modello è il bambino, il servo e lo schiavo. Anche se non lo crediamo, queste dovrebbero essere le nostre immagini allorché riflettiamo sul nostro ministero di governo. E c'è, l'ho letto in spagnolo, ma l'originale portoghese, brasiliano, il Evangelio del Poder Servizio, un piccolo libro che è un vero tesoro. Si tratta di un'autorità servizio come quella di Gesù, che stabilisce con i suoi apostoli relazioni di amicizia più che strutture di governo. Non troviamo troppe strutture di governo fra i dodici e Gesù. Soprattutto è una relazione di amicizia quello che si dà. Perciò il Signore ci invita a non farci chiamare Signore o Capo o Maestro, siamo semplicemente fratelli. Si tratta di un'autorità che annuncia la buona novella che Dio è Padre e che siamo tutti fratelli, chiamati pertanto ad amarci gli uni gli altri come Egli ci ha amati. Si tratta di un'autorità che finisce per essere offerta della propria vita per coloro che il Padre ci ha affidati. Per questo è particolarmente nel ministero pasquale, nel mistero pasquale, mistero di morte e di resurrezione, che possiamo trovare l'immagine migliore di ciò che deve essere il ministero di governo e di animazione nella Chiesa e nei nostri istituti. E dalle vostre costituzioni, articolo 44, si dice di una maniera molto bella: nel contemplare Gesù fattosi obbediente alla volontà del Padre fino alla morte di croce, impariamo che la vera libertà dei figli di Dio è la totale obbedienza al progetto d'amore del Padre. E sappiamo che il progetto d'amore del Padre è la salvezza di tutti, che tutti possano essere salvati. Questa è la volontà di Dio. E l'autorità e l'obbedienza hanno come finalità collaborare in questo progetto di Dio perché tutti siano salvati. Allora, un primo punto dopo questa introduzione è comunione e governo. Parto anche dalla vostra regola di vita e farò un commentario a questo testo che è molto bello anche. Nell'esperienza quotidiana di vita comunitaria rogazionista, soprattutto nell'esercizio dell'autorità, nelle relazioni fraterne, devono trovare spazio il dialogo e l'ascolto. Il dialogo comporta accettazione e stima incondizionata dei fratelli, rispetto, cordialità e franchezza, disponibilità interiore ad accogliere le diversità di opinioni e a collaborare in un progetto condiviso. L'ascolto è dimensione dello spirito che ci aiuta a superare l'indifferenza e l'egoismo e ad aprire il cuore per riconoscere gli altri, comprenderli e valorizzarli come persone. Credo che qui è tutto. Qui è una sintesi di che è l'autorità, qual è il senso dell'autorità. Ora, in un primo momento, comunione. Rifletteremo sulla comunione e l'autorità. E se il ministero di governo stabilisce un rapporto con la comunione e la comunità, colui che lo esercita non deve dimenticare che è chiamato ad accompagnare ciascuno dei fratelli che il Signore ci ha affidato grazie a una relazione fraterna e personale caratterizzata dalla simpatia, dalla fiducia e del senso del dialogo. I fratelli a loro volta sanno che possono contare sul suo consiglio
sul suo esempio ed appoggio. Si tratta di aiutare ciascuna persona a vivere il doppio movimento proprio del progetto di vita consacrata, il movimento discendente che deve manifestare nel suo essere e nel suo operare, soprattutto in favore dei più deboli, l'amore di Dio all'uomo, questo movimento discendente, essere un sacramento dell'amore di Dio per l'uomo, e il movimento ascendente che rivela il desiderio che tutti abbiamo di vedere il volto del Padre, di fare esperienza di Dio. C'è qualche pagina molto bella di Amadeo Cencini in questo libro, c'è un sbaglio, vita in comunità, retto e meraviglia, originale italiano. Credo che un icono di questa attitudine sia la scala di Giacobbe, il movimento ascendente e il movimento discendente proprio da noi. Senza dubbio, questa esperienza porta a scoprire l'itinerario insostituibile e irripetibile di ciascuno e la necessità di dare importanza al suo nome proprio e non unicamente a quello comune della congregazione. Abbiamo un nome e abbiamo un cognome. Il cognome per voi è rogazionisti, voi tutti siete rogazionisti, ma ciascuno ha un nome proprio, ciascuno ha una personalità, ciascuno è unico e irripetibile. E le due cose devono essere presenti nel nostro ministero dell'autorità e l'obbedienza. Il nome proprio è quello comune della congregazione, rendendolo cosciente allo stesso tempo che la realizzazione evangelica sia unicamente nell'essere per gli altri, condividendo con loro il dono unico e personale che ciascuno ha ricevuto da Dio. E quando si legge le lettere di San Paolo e anche quella una di Pietro, per me è stato molto significativo trovare questa idea che si ripete molte volte. Ciascuno ha ricevuto di Dio un dono proprio, unico, in servizio degli altri. E nel ministero dell'autorità dobbiamo aiutare a ciascuno dei fratelli a scoprire meglio qual è il suo dono per metterlo al servizio degli altri. Ma ciascuno è diverso, ciascuno ha una ricchezza che nella comunità, quello lo dice Vita Consacrata, in una citazione di San Basilio, mi sembra, che dice che nella comunità il dono che uno ha è il dono di tutti, e tutti si arricchiscono di questo dono nella vita comunitaria. Aver considerazione per la persona degli altri nel ministero di animazione significa anche avere in considerazione la persona di colui che esercita il carisma dell'autorità. Dobbiamo avere un risguardo su noi stessi. È importante che si senta riconciliato con le sue caratteristiche personali e con la sua propria storia, anche essa unica e irripetibile. Se ciascuno dei fratelli ha una storia unica e irripetibile, ciascuno di noi ha anche una storia unica e irripetibile e un dono unico per condividere con gli altri. Che scopra anche il dono proprio che Dio gli ha dato in favore dei suoi fratelli, consapevole che soltanto allorché uno si è accettato
è capace di accettare gli altri. Se non siamo capaci di accettare la nostra persona, sarà ancora più difficile accettare gli altri. Perché si è misericordiosi con gli altri solamente se lo siamo con noi stessi e ci siamo riconciliati con i nostri errori e debolezze. Credo che questa è una idea molto importante e per me è anche molto interessante, ma quasi commuove un po' l'insistenza del Papa Francesco in riconoscersi lui stesso peccatore. Quasi in ogni udienza parla che io sono, e ieri a Sardegna lo ha ripetuto anche. Per la fede, l'accettazione di se stessi nasce dall'esperienza personale dell'amore incondizionato e gratuito di Dio, del suo perdono inesauribile e dalla certezza della sua solidale presenza. Credo che per noi queste tre condizioni sono molto importanti: l'amore incondizionato e gratuito di Dio, senza limiti, senza condizioni, del suo perdono inesauribile, sempre, e della certezza della sua solidale presenza, sempre accanto a noi. Comportamenti che nella logica evangelica sono invitato a vivere nel rapporto con i miei fratelli nel ministero di governo. Anche io devo avere un amore incondizionato e gratuito per ciascuno dei miei fratelli, un perdono inesauribile e una presenza sempre molto vicina, accanto a lui. Da qui l'importanza che ha la preghiera dell'animatore allo spirito, poiché si tratta di toccare i cuori e non di una impresa umana, e molte volte non vediamo con chiarezza e non sappiamo ciò che è conveniente. Allora dobbiamo invocare lo spirito per domandare il suo aiuto, la sua luce. O preghiera di intercessione, come quando ci sentiamo come Mosè che implora: non posso da solo portare tutto questo popolo perché è troppo pesante per me. Qualche volta possiamo sentire questo nel nostro ministero: è troppo per me. O come Paolo, quando supplichiamo per quelli che il Signore ci ha affidati. Nelle lettere di San Paolo è molto bello vedere questa preoccupazione per le diverse chiese, come prega per loro. O quando scopriamo le meraviglie che Dio realizza attraverso i nostri fratelli e rendiamo grazie. O preghiera di abbandono e di speranza, poiché nei momenti di oscurità e di inadeguatezza ci mettiamo nelle sue mani come Geremia. La preghiera è così uno degli elementi più importanti del nostro ministero di governo, coscienti di essere l'amico dei propri fratelli che prega molto per il popolo. Un testo molto bello di Maccabeo, secondo libro del Maccabeo. Infine, è bene ricordare che il potere del superiore è in funzione di una partecipazione crescente e solidale. Questo vuol dire animare alla corresponsabilità, fare riunioni per prendere decisioni, cercare il consenso, identificando, apprezzando e rispettando i carismi di ciascuno e i doni propri di ciascuno. Credo che in questo senso è molto importante il discernimento comunitario. E passiamo al secondo punto, questo era la comunione e l'autorità, la missione
è il governo, l'autorità. Anche nelle vostre Costituzioni c'è un testo molto bello, articolo 45, che parla del voto di obbedienza. Con il voto di obbedienza percorriamo un cammino di autentica liberazione per realizzare pienamente la vocazione e la missione che Dio ha preparato per noi. Nell'umile ricerca e nel fedele compimento della volontà di Dio, facciamo nostri i sentimenti e gli interessi di Cristo verso il Padre, che è il Signore della Messe, e verso le folle stanche e sfinite come gregge senza pastore, per diventare con Lui santi operai del Vangelo. Questo è il senso del governo, la missione che per il vostro carisma voi avete ricevuto. Una delle principali funzioni del ministero di governo è quella di aiutare a riscoprire continuamente la missione. La missione non è qualcosa stanca, la dobbiamo cercare sempre. La qual cosa implica un atteggiamento di discernimento e di conversione progressiva per rispondere, secondo la fede, alle necessità delle persone che il Signore ci ha affidato. Nel ministero di animazione non possiamo separare la ricerca di comunione e di una spiritualità di comunione dalla missione che siamo chiamati a realizzare per continuare con Cristo la costruzione del Regno. Quando un gruppo identifica bene la sua missione, possiede la capacità di inventare, di correre il rischio di nuove iniziative significative che rispondano alle urgenze attuali. Credo che possiamo applicare ai nostri istituti religiosi ciò che affermava Nietzsche: chi ha un perché per vivere può sopportare quasi qualsiasi come. L'importante è avere una finalità chiara, una missione chiara che ci fa capaci di correre rischi, di inventare, di rispondere alle necessità dell'uomo, della donna d'oggi. In quanto istituti dobbiamo creare spazi di vita nella qualità, di vita in abbondanza. Siamo consacrati al Dio della vita. Ciò significa che dobbiamo vivere una vita religiosa profetica al servizio della vita minacciata, e con la Chiesa dei poveri abbiamo la sfida di essere sacramento di speranza, segni di credibilità per il futuro. Questa deve essere una delle nostre principali preoccupazioni nella ricerca della volontà di Dio, unitamente ai nostri fratelli. Credo che nei bisogni della gente Dio ci parla e ci dice qual è la sua volontà, quello che aspetta di noi. Penso che a volte, o perché assorbiti dall'attivismo, o perché prigionieri delle nostre grandi istituzioni, manchiamo della necessaria creatività e ci blocchiamo. Guardare e conservare quello che abbiamo sembra la cosa più importante, ma la cosa più importante è rispondere ai bisogni della gente. E dobbiamo fare che quello che abbiamo risponda ai bisogni della gente, perché se non risponde più, non ha senso. A somiglianza di Socrate, che si considerava come un tafano che non lasciava tranquilli gli ateniesi, noi che abbiamo il carisma dell'autorità non dobbiamo contentarci, a mio parere, di essere semplici amministratori o efficienti organizzatori
ma soprattutto dobbiamo essere la memoria delle esigenze evangeliche della vita apostolica, per quanto ciò non dia sempre popolarità. Credo che oggi il mondo cui serviamo ci chieda cambiamenti più radicali. Qui si gioca il nostro futuro, poiché avremo futuro solo se siamo capaci di rispondere alle gravi urgenze e alle necessità dei nostri contemporanei, stando attenti alla realtà e lasciandoci colpire da essa, e allo stesso tempo permettendo a un Dio che vuole che tutti si salvino di toccare i nostri cuori. Questo significa essere aperti ed essere molto sensibili a realtà come i flussi migratori, il razzismo, le violenze urbane, il terrorismo, la tossicomania, la perdita dei valori umani, la crisi della fede, l'attrazione per le sette, la disoccupazione, l'AIDS, la fame, l'analfabetismo, i ragazzi di strada, i profughi, il disprezzo della vita, la disgregazione della famiglia, il mondo degli esclusi. E possiamo purtroppo aggiungere molte cose di più. A quanto detto potremo aggiungere due dimensioni che oggi sicuramente ci aiuteranno anche a meglio discernere il progetto di Dio che realizziamo nella nostra missione. Si tratta di essere molto attenti ai segni dei tempi e al seme del Vangelo presente in ogni cultura e religione. Questi sono senza dubbio luoghi teologali dove Dio ci si può manifestare. Il dialogo ecumenico interreligioso oggi ha una importanza molto grande, soprattutto per le nostre congregazioni presenti in paesi di cultura e religioni diverse. Si tratta anche di essere molto aperti nelle nostre ricerche ai laici, che oggi si uniscono a noi per vivere il nostro carisma e la nostra spiritualità. Non stiamo forse vivendo un momento di nuova floridezza carismatica con nuovo sangue e la nuova lettura fatta dai laici? Non posso fare a meno di citare il padre carmelitano Bruno Secondin a proposito di un'intervista alla rivista Vita Religiosa dell'Spagna. No, e questo apparsa nel mese di giugno presentando che è falso, è del 2001 questa citazione. I laici non sono soltanto un aiuto per mantenere le opere in una situazione difficile, sono persone chiamate a dar forma nuova a un carisma che forse stava invecchiando. La vostra congregazione è recente, sicuramente il carisma è molto vivace. E quando sono la mia congregazione, che ha più di 300 anni, qualche volta il carisma invecchia e dobbiamo lavorare per farlo giovane. Allora i laici possono aiutare in questo senso. Sono chiamati a dar forma nuova a un carisma che forse stava invecchiando. Esse si svelano altre dimensioni del carisma, lo reincarnano, ne parlano in maniera diversa, vedono altre dimensioni, lo reinculturano. In una parola, essi ci aiutano oggi a scoprire meglio la volontà salvifica di Dio verso di noi. Per questo dobbiamo essere aperti a questa nuova realtà che tutte le nostre congregazioni vivono oggi. I laici possono aiutare a scoprire meglio la volontà di Dio per noi. E passo a un terzo punto, più personale, autorità e obbedienza nella mia vita. Due mezzi che hanno guidato la mia obbedienza.
Personalmente ho fatto mio quanto la regola di San Benedetto afferma, quando ci dice che dobbiamo ascoltare i giovani come una delle mediazioni, qui abbiamo un sbaglio, non meditazione, mediazione, come una delle mediazioni fondamentali nella nostra ricerca della volontà di Dio, fine ultimo dell'obbedienza e dell'autorità. Sono convinto che i fratelli giovani debbano aiutarci a scoprire il Dio sempre giovane di cui ci parla San Agostino. Obbedire e soprattutto ascoltare. I giovani con il loro linguaggio ci aiutano a scoprire nuove strade e ad intraprendere nuove avventure apostoliche. Consentire loro di esprimersi, sentire le loro voci, è oggi vitale per il nostro discernimento alla volontà di Dio. D'altra parte, essi hanno diritto a esprimere la loro opinione sul futuro che toccherà a loro e spetterà a loro acquisire e non solamente ricevere e conservare l'eredità che gli lasciamo. Hanno il diritto di dire una parola sul futuro perché il futuro lo vivranno loro. Allora credo che dobbiamo essere molto attenti alla voce dei giovani nelle nostre comunità, nelle nostre circoscrizioni. E i poveri. La nostra regola dei fratelli ci dice che i fratelli nella fede imparano a discernere in ogni avvenimento, in ogni persona, specialmente nei poveri, un segno e un appello dello Spirito. Questo l'ho vissuto con i suoi rischi e le sue ambizioni.